Grazia era una bambina serena, intelligente, curiosa e attenta, ma questa serenità venne sconvolta da una serie di episodi drammatici. Giovanna, una delle sue sorelle più piccole, morì a soli 6 anni, nel 1880. Il fratello Andrea si macchiò di piccoli reati, tanto da finire in carcere, mentre l'altro fratello, Santus, divenne alcolista grave. Sullo sfondo c'era la figura del padre, Antonio, uomo buono e stimato da tutti, che non riuscì a reggere il dispiacere per i problemi familiari e morì di crepacuore nel 1892, 4 anni prima della scomparsa della terza figlia, Vincenza. La situazione del padre di Grazia Deledda era più o meno questa: una persona assolutamente non criticabile, un uomo perfetto, saggio, sereno, fermo, tranquillo. Lui non si era laureato, però per esempio veniva chiamato, come succedeva molto spesso, come mediatore nelle diatribe. Questo padre aveva però un pensiero in testa, che era sposare le figlie femmine e laureare i 2 figli maschi. Inseguendo questo sogno, lui li ha persi, nel senso che non ha capito di Santus, né Santus è riuscito a comunicare al padre. E altrettanto non ha capito Andrea, che continuava a destinare alla scuola, cosa che ad Andrea sicuramente non piaceva. Complicato e tormentato è invece il rapporto con la madre, descritta come una donna triste, poco interessata ai sentimenti, concentrata sulla cura dell'educazione, preoccupata dalle voci e dai giudizi che potessero infangare il buon nome della famiglia. Forse il mistero della sua tristezza derivava dal fatto che ella si era sposata senza amore ad un uomo di 20 anni più vecchio di lei, che la circondava di cure, che aveva solo per lei e la famiglia, ma non poteva darle la soddisfazione e il piacere dei quali tutte le donne giovani hanno bisogno. Dopo la morte di Giovanna, l'umore della mamma cambiò. Era giovane ancora, bella, ben fatta, sebbene di piccola statura, ma a volte sembrava vecchia, piegata, stanca. Aveva una volta amato? Si diceva che sì, prima di sposarsi, avesse corrisposto ad un giovine povero, ma nessuno sapeva però chi era, e forse neppure esisteva.